luce di queste cose, io presumo che si debba riflettere sul voto che faremo, il significato del voto. Intanto voglio ribadire un concetto, che per questi ed altri argomenti non siamo abituati a scappare, noi spesso rincorriamo, e quindi la cosa che mi pare sia opportuno chiarire è che non ci può essere l'aspirazione di un gruppo, una parte del Consiglio Comunale, a intrattenere anche con una punta di amenità su alcuni argomenti che spesso sono stati oggetto di valutazioni, di approfondimento, di dibattito, di discussione in quest'anno. Questo è il principio, e quindi anticipo al Consiglio che useremo tutti i metodi democratici per poter in qualche modo confrontarci, sì, ma evitare che in qualche modo si reitera questioni che, e sulle quali io non ho nulla da comunicare più oltre quello che ci siamo detti in 6 mesi. Se qualora su questi argomenti, su tanti argomenti, su tutti gli argomenti c'è voglia di approfondire, fatti alcuni gesti, che non sono d'accordo con qualche consigliere comunale che diceva noi facciamo politica, ma se e nel caso ci sono dubbi, perplessità e anche affermazioni gravose, il sottoscritto non ha nessuna difficoltà a chiamare in causa anche la Procura della Repubblica. Presidente, scusatemi, ma siamo tornati all'ordine del giorno della CTP. Io sto parlando della mia posizione di consigliere. No, sta parlando dell'ordine del giorno che abbiamo abbandonato. E sta esprimendo proprio perché interessa una inizio di procedura di contestazione della incompatibilità del sindaco. Il sindaco sta intervenendo per porre una sua questione personale. Non vedo nulla. Se il consigliere De Lomicale mi dà l'autorizzazione di poter anche se con una della valle. Abbiamo iniziato bene, abbiamo fatto una bella riflessione, abbiamo ragionato, abbiamo discusso, ognuno ha espresso la sua opinione, poi le conclusioni sinceramente mi hanno lasciato un poco perplesso. Cioè, su alcuni argomenti un nervosismo che è degno di miglior caos. Ci sono affermazioni che in qualche modo diciamo evidenziano una tensione che non è diciamo rapportata quell'interesse generale, interesse pubblico, quello che qualche volta e spesso anche impropriamente richiamiamo in quest'Aula come bussola, come momento di riferimento forte rispetto alle aspirazioni e alle affermazioni che facciamo. E allora intanto voglio rassicurare, così può darsi che ne metto un poco, ecco, diciamo, il clima che ci ha visti per un paio d'ore, insomma. No, poi in conclusione, la cosa che volevo dire per fare una battuta e per stemperare un po' è che ho detto al Presidente che lui deve usare, perché qualche punta di preferenza il Presidente ce l'ha rispetto agli interventi, diciamo, ai tempi. Deve usare lo stesso tempo, perché lui è benevolo, per esempio, con Cino Della Valle. Ha una simpatia per il consigliere. Lui mi dice di no, mi convince di no. Sono il vice. Il vice consigliere anziano. Ho capito perché. No, adesso è un grande, voglio dire, fino a me ho capito. Allora il punto qual è? Intanto voglio rassicurare. Tra l'altro in alcune occasioni anche amici che sono presenti questa mattina, che ringrazio, perché il Consiglio deve essere partecipato, non solo dobbiamo essere noi diciamo bravi a coinvolgere l'opinione pubblica. Quando mi si è posta la domanda che farà in prospettiva, ho detto, ho cercato di dire, poi sono stato interrotto, dice sì, ma non perdiamoci in ghiaccio, io resto a fare il sindaco. E questo mi pare che vada serante rispetto a in automatico rispetto al voto che ci apprestiamo a dare. Io mi asterrò naturalmente, ma trattasi esattamente di un qualcosa come questo molto poco utile, perché di fatto stamattina noi rappresentiamo quando la norma prevede e inizia un certo tipo di procedimento. Questo procedimento già è iniziato in Consiglio regionale, e la cosa che voglio rappresentare al Consiglio, che prima io diventassi consigliere regionale
c'era già qualcuno che declamava e interveniva il Consiglio regionale per sottolineare questa cosa. Sagliocco è incompatibile. E mi pare che, voglio dire, il gioco delle parti, il gioco della politica, perché evidentemente forse chi viene dopo di me è, diciamo, una sensibilità diversa dalla mia, si colloca in posizioni diverse, ma io certamente non posso stare a registrare alcune questioni. Io ho avuto, non dico la fortuna, io ho detto anche, sindaco di Aversa sono stato eletto, consigliere regionale no. Quindi anche per questo evidentemente ritengo che la mia scelta sia obbligata. Quindi dicevo, noi affermiamo quanto dice la legge, iniziamo un procedimento. Però tutto quello che vale per gli altri devo dire pure passare gli occhi. Perché vedete, ad oggi io la convalida non l'ho ancora ottenuta, come doveroso che sia da parte del Consiglio regionale. Cioè di fatto inizia la procedura in Consiglio regionale per quanto riguarda la incompatibilità, un momento dopo conclusa la verifica della eleggibilità. Sono le fatte specie un poco diverse. Tra l'altro voglio rassicurare, perché prima che arriva, diciamo, l'appuntamento, quello che consiglio ho, mi dico, potete anche, voglio dire, fare a meno di ulteriori atti, perché avendolo detto, chi mi conosce sa che mediamente quando dico una cosa non è che cambio, no, opinione facilmente, quindi questo potrebbe essere una notizia che è utile darvi. Prima che inizi il procedimento e quindi prima di quanto dovesse maturare il Consiglio regionale rispetto alla incompatibilità, io presuppongo che ho diritto a vedermi riconosciuto formalmente il ruolo di consigliere regionale con la convalida rispetto alla ineleggibilità. Questo è chiaro? Se non dovesse essere chiaro, gli interventi, se ci sono interventi da fare, ma io penso che dovremmo evitare di perdere tempo, dovremmo evitare di convocare l'assise per ragioni anche futili, dovremmo evitare di ripetere e reiterare argomenti in consiglio che hanno avuto oltre i 13 anni e oltre i 20 prima, oltre i 30 ancora prima, la possibilità e quindi l'attenzione di questa assemblea, magari fatta e composta anche da uomini e donne diversi, in parte, in buona parte, ma di fatto noi abbiamo trattato tanti argomenti per diverse questioni. Quindi voglio ribadire un concetto. Noi utilizzeremo, lo voglio dire alla stampa, lo voglio dire all'opinione pubblica, non ci può essere la presunzione alla pretesa che allora quando io immagino di presentare un'interrogazione, una mozione in consiglio, ci debba essere la maggioranza, deve stare a disposizione della minoranza, e cioè garantire numero legale, essere qua belli pronti militarmente ad osservare i diktat che vengono. Se poi il merito di alcune discussioni le si vuole immaginare finalizzate a processi di grande portata, beh, noi avremo anche il senso di quanto è futile e vano e di quanto evidentemente è nell'interesse della città. Questo però è una prerogativa che ci riserviamo e mi pare che abbiamo anche attitudine a valutare i fatti. Di questo io voglio che sia in qualche modo registrato, che sia verbale, e quindi nel merito utilizzeremo gli strumenti che la democrazia presuppone, né le fughe, né le scappatoie, né noi non possiamo stare desiderata di chi evidentemente di dire che dobbiamo fare il consiglio per forza alcuni argomenti. Se ci sono i numeri li facciamo, noi ci difenderemo utilizzando lo strumento della democrazia con diciamo atteggiamenti che sono di ordine politico, e quindi non ci lamentiamo se e qualora la maggioranza dovesse assumere determinate iniziative. Io vi ringrazio, invito il Consiglio con la mia astensione a votare il provvedimento in esame. Grazie.